Professor Sgarbi, da poco il G20 della cultura è stato reso permanente. È questo un grande passo avanti per tutelare il patrimonio dell'umanità? No, non ho nessuna considerazione di quella carnevalata che hanno fatto a Roma invadendo il Colosseo soltanto per vanagloria. In realtà molte cose devono essere fatte per l'arte e per il paesaggio e nessuna di queste è stata ricordata né da Draghi né da Franceschini, per cui la trovo un'esibizione anche bella, perché l'Italia è comunque un paese così importante, ma per questo va proprio difeso e non lasciato nelle mani di distruttori che vogliono per esempio diffondere ovunque il fotovoltaico e l'eolico, per cui è un'occasione perduta questo G20, però il prossimo anno avrò modo di rifarsi. Lei è nato in una famiglia che amava l'arte, circondato d'arte. Come si fa a sensibilizzare le arti giovani che non respirano questo? Non occorre fare nulla di particolare se non fare amare l'arte, dipende dalla forza degli insegnanti. Un buon insegnante è meglio di qualunque riforma. Un insegnante capace ha la forza di stimolare e appassionare i giovani. Se uno non trova un buon insegnante, qualunque riforma è inutile. Qual è il suo pensiero in merito al nuovo fenomeno della criptoarte? Beh, allora la criptoarte è in realtà un tentativo di aprire alla conoscenza attraverso internet quello che rischierebbe di essere invece ristretto a poche persone. Quindi le criptovalute, la criptoarte o la produzione appunto attraverso internet determina un effetto di diffusione della conoscenza, quindi in sé è positivo. Ecce Caravaggio è il suo ultimo libro, storia meravigliosa di un capolavoro che lei per primo ha attribuito a Caravaggio. Sì, sono stato il primo a vederlo perché mi è arrivata la fotografia il 25 marzo, non ho avuto dubbi. Quando finalmente ne ho pubblicato l'immagine sul giornale è partita una specie di bomba per cui invece di contestare, come capita spesso, o ignorare un'attribuzione, questa è stata condivisa da tutto il mondo. Non è certamente per me e per averla pubblicata per primo, ma perché tutti hanno visto la forza, la verità, l'immediatezza, Ecce Caravaggio, come è il titolo del libro, in quell'opera. Cioè hanno visto che essa rappresentava quella capacità di fotografare il vero che è propria di Caravaggio e che lo rende così diverso dagli altri artisti. Grazie, professor Sgarbi, e continui a stupirci.